Presentato lo stemma in ceramica che sarà donato a Papa Francesco, realizzato dal ceramista e scultore Vittorio Ragazzini. L'idea nacque nel novembre 2010, su suggerimento di padre Leonardo Sapienza, in occasione del ricordo dei 20 anni dalla visita di Giovanni Paolo II alla città di Faenza, evento organizzato da una delegazione faentina. Presentato lo stemma che sarà donato a Papa Francesco, com'è nata intanto l'idea della realizzazione di questo stemma? L'idea ce la suggerì padre Leonardo Sapienza durante una visita nel 2010 in Vaticano a Roma. Ok, e appunto i tempi di realizzazione di quest'opera? I tempi di realizzazione sono stati lunghissimi, ma non soltanto per diciamo, il tempo di lavorazione, ma anche proprio perché ho detto questo pezzo qui me lo voglio proprio godere, mentre me lo faccio, me lo voglio gustare. E appunto come tempistiche? Come tempistiche sì, quasi sui 2 anni comunque sia, perché tutti, diciamo, essendo in una forma di classica, il classico sembra, ma ha dei canoni che vanno rispettati e quindi bisogna che siano ogni angolo al loro posto e ogni rilievo appunto ben messo in evidenza e quindi richiede parecchio tempo. Ecco, appunto, se ce la può descrivere un attimo, che cosa vediamo, che cosa rappresenta questo stemma? Allora, lo stemma parte il blasone, che è questa parte qui della cornice dello stemma del Papa, contiene le due chiavi dello stemma appunto del Papa, uno di colore argento e uno di colore oro, poi sopra c'è la mitra che con i nastri va a avvolgere le chiavi e poi dopo ci sono due corde laterali che tengono un fiocco che sono di colore rosso. In generale il blasone dovrebbe essere di circa color giallo, color oro, e poi dopo invece veniamo allo stemma del Papa, che essendo gesuita ha scelto lo stemma dei gesuiti, che è il sole con i simboli di Cristo, diciamo così, e i tre chiodi. Poi c'è la stella che raffigura la Madonna, rappresenta la Madonna, e il fiore di nardo che rappresenta invece San Giuseppe. Sotto invece c'è nel cartiglio, c'è scritto il motto del Papa, che è Miserando, Atque e Licendo. Ok, quindi appunto un'opera diciamo su misura appunto per il Papa. Diceva prima anche la scelta di colori tenui, comunque evitando l'oro, ecco, diciamo appunto per sottolineare l'umiltà e con il messaggio che il Papa sin da subito ha voluto trasmettere. Esatto. C'è stato un momento quasi di incertezza su come realizzarlo, proprio perché se a biscotto soltanto oppure in crash bianco, perché per non andare ad arricchire con del tipo dell'oro e tipo del platino, che nella ceramica dopo rappresenta l'argento, per non impreziosirlo troppo, proprio visto per come la pensa il Papa. Allora è per questo che dopo ho scelto di rivolgermi alle botteghe Vignoli, che sono molto brave nei lustri, e quindi di conseguenza abbiamo fatto questa scelta e siamo soddisfatti del lavoro che è saltato fuori. Ricordiamo che l'opera sarà esposta il 2, il 3 e il 4 settembre prossimi in Duomo. Sì, verrà esposto per farlo vedere al pubblico e ai fedeli, e in maniera da rendersi conto, così quando poi avverrà prossimamente la consegna e che se ne parlerà, mi auguro.